In diretta. In diretta, Sì, tutti i io video cado. che iniziamo sembra una festa. Eh sì, siamo in Io diretta. Buongiorno. Vabbè, cado. allora lo sanno anche i muri. Oggi finiamo finalmente il nostro coprimacchina. Allora, il coprimacchina che quando è arrivata la donna per fare la ripresa, intanto salutiamo, ma non facciamo vedere che c'è anche una signora con noi. Ma allora, quando è arrivata la donna, l'avevo messo come coprimacchina di questa macchina piccola, che effettivamente io le misure le avevo prese su questa macchina piccola. Poi le macchine non è che c'è, cioè, da 50 centimetri c'è una macchina da 85 centimetri, bene o male le misure insomma un po' sono intercambiabili, e guardate, è giusta giustissima, mi sono anche bucata non so perché, è giusta e giustissima, quindi insomma qui deve avere un po' più di agio, però va bene anche sulla macchina grande. L'unica cosa che non va bene è il buco che io ho fatto per il manico, perché il manico è qui e finisce qui. Quindi veramente questo è una cosa che voi dovete regolarvi in base alla vostra macchina. Su questo, ci cambiamo. Su questo, io non ho il manico, ma ho una fessura. E quindi, e tra l'altro è anche centrata, vedete che io il buco ho dovuto farlo così, e tra l'altro avrei dovuto farlo un po' più spostato verso destra, però insomma quello è una cosa che dovete vedere voi. Adesso dobbiamo rivoltare il tutto perché, aspettate che io questo spillo lo tolgo perché mi dà Elena fastidio. sta guardando il video. Ciao a tutte, grazie che mi seguite, grazie che mi mandate i messaggi in privato, grazie. Allora, ci eravamo lasciate con il punto no, con questo Motion. punto free motion che sostituisce il punto festone. Una volta che io ho fatto questo punto e ho detto va bene, tutte le applicazioni sono fatte, non serve più niente, e non aggiungiamo più niente, io ho preso l'imbottitura che vedete per comodità l'ho fatta circa un centimetro più piccola rispetto alla nostra base. Poi naturalmente come prototipo ne ho sbagliato un pezzo, però dopo vi spiegherò, l'ho aggiustata. Cioè, distrattamente non ho pensato che questo doveva essere uguale per tutti, e quindi il prato che doveva girare ed essere una linea continua. In uno di questi laterali, mi sembra nel primo che ho fatto, era diverso, quindi insomma qui sul lato non viene giustissimo. Allora, ho fatto tutta un'imbastitura in giro per fissare il retro e l'imbottitura, e poi ho messo un filo invisibile e gli ho fatto una cucitura tutto intorno. Vedete, non so se voi riuscite dal video a vedere questo effetto cicciottello, perché il nero rimane sotto, voi vedete effettivamente la vostra il contorno di quello che ho fatto. Non ho messo. Siamo in diretta, buongiorno! Hai fretta frettissima, Anna! Posso andare avanti? Faccio in fretta io. Allora, salutiamo anche l'Anna. Allora, quindi io ho fatto tutto questo contorno, dopodiché ho deciso, in base alle nostre misure, come fare il buco per il manico. Il buco per il manico lo facciamo con, ho disfatto tutto, praticamente mettendo diritto contro diritto la fodera. Mettiti di qui una, così almeno sono più. Allora, diritto contro diritto, fodera, il mio disegno colorato e la mia imbottitura. Vedete che su questo pezzo l'imbottitura è tutta segnata, è tutta per andare a cercare il buco esatto. Una volta che io ho fatto diritto contro diritto e ho fatto questa cucitura tutto intorno di dove volevo il buco, ho tagliato l'eccedenza che c'era dentro. Quindi ho tagliato piano piano il contorno e sono andata ad aprire le cuciture cercando di avere il coraggio di andare fino in fondo, proprio fino all'angolo. In questo modo
io rivoltando il tutto, è la stessa cucitura che avevamo fatto per fare il buco nella porta salviette e porta pannolini. Io a questo Lara, bellissimo questo. punto rivolto il tutto e faccio cadere anche tutto e dobbiamo fare la ribattitura. Io dicevo: no, Dona, in diretta la ribattitura non la faccio. Sì. Però, e secondo me facciamo un pasticcio così. Vediamo, se vediamo che viene una cosa troppo difficile, complicata e soprattutto lunga, io ve la faccio poi trovare pronta. Allora, andiamo a infilare l'ago che con tutta questa struttura l'avevo sfilata. Praticamente, beh, naturalmente andrebbe, allora, uno, questo lavoro io l'ho fatto adesso per farvi vedere come mettere la struttura. Effettivamente questo lavoro qui andrebbe fatto prima, quando non avete poi tutta questa cosa. Noi adesso proviamo a sistemare il tutto, però, insomma. Allora, vado a appiattire tutto il mio lavoro e provo. Allora, vediamo, in teoria dovremmo riuscire a farlo da in piedi, ma si può fare. Piano 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 io devo fare questo lavoro. Che è molto scomodo perché, anche perché ho preso il filo che non c'entra niente, che è molto scomodo perché effettivamente ho tanto materiale, no? Quindi faccio così, quando arrivo all'angolo alzo e giro. E qui vado a cercare, magari se date una bella imbastitura è anche meglio. Cerco di andare a distanza al piedino il più precisa possibile sul mio bordo. L'ago io l'ho messo tutto il più a sinistra possibile, quindi proprio l'impostazione della macchina quando si accende. Sempre se adesso non ho La tagliato in Cinzia ci diretta. saluta. Oh, la Cosa fai? Ma non Cinzia. dovevi essere qua? No, oggi la Cinzia non doveva essere qua. Ci sentiamo dopo, Cinzia. Io vado a fare tutto il contorno cercando di fare il minor numero di pieghe possibile. Però, Venendo sì, bene. direi di sì. Sempre se non ho cucito la fodera tutta assieme. Però in teoria dovremmo farcela. Poi naturalmente le rifiniture, passare il filo, passare le varie cuciture. Ok, vediamo che si sta incastrando da qualche parte. Praticamente la cucitura io vado fuori rispetto al mio angolo del buco, della stessa distanza del mio margine di cucitura per cercare di fare un angolo retto. Ok, abbasso il piedino. Poi faccio l'altro giro. Ok, qui lascio i fili lunghi perché io ho bisogno poi di cercare di passarli un po' precisamente, un po' bene. Allora, in questo modo, vedete, io ho fatto la ribattitura e finalmente abbiamo tutta la nostra scatola già fissata. Dobbiamo andare a fissare l'ultimo lato. L'imbottitura vi avevo già fatto vedere che già la volta scorsa l'avevamo già fissata tutta. Dobbiamo fissare l'ultimo lato aperto che è rimasto questo.
vado, ma per facilità disfo tutto, apro tutto. Come le altre volte, vado a prendere il mio ultimo punto della cucitura che ho fatto così, che è questo, e vado a fissarmi questo con il mio ultimo punto di questa, e vado a cercare gli spilli che non ho mai, punto lo spillo, e anche qui, cercando di fare più veloce possibile per non farvi stare bloccate al video, andiamo a fare la cucitura. Non cambio piedino, facciamo le cose velocissime. Allora, praticamente, ultimo punto, facciamo le cose velocissime, che poi quando giriamo è una schifezza. Ultimo punto, no, lo voglio passare di là. E vedete, questo è l'errore che vi dicevo. Se seguite le misure corrette, questo scarto non l'avrete. Quindi andate a fare la cucitura proprio dalla parte dove la stoffa è più corta. Allora, facciamo così, vado a fare un avanti e indietro, e torno indietro, poi magari questo, l'eccedenza, potete tagliarlo, vedete voi, ma in teoria voi con le misure esatte non dovrebbe capitarvi. Questo era proprio solo il prototipo e insomma è proprio venuto un po' così. Ok, vediamo. Facciamo la prova del 9, vediamo se guardo prima io di nascosto. Insomma, poteva anche andare peggio. Allora, questa è tutta la nostra struttura. Come vedete, l'imbottitura l'ho lasciata libera dalle cuciture per non andare ad appesantirle troppo queste cuciture. Potete, magari con un punto veloce a mano, cercare di attaccarle, ma in ogni caso noi adesso dovremo andare ad attaccare la fodera, e quindi poi alla fine questa imbottitura così rigida non andrà da nessuna parte. Insomma, direi che ci può stare, che gli angoli li abbiamo fatti. Una volta, ci mettiamo per terra, Dona. Una volta che io ho cucito gli angoli, io ho la mia struttura interna che vedete è molle e scende, perché io con una cucitura a mano vado a prendere l'angolo, lo metto qui e vado a fare proprio un piccolissimo punto nascosto, in modo che, come se avessi fatto il punto, questa non cade, no? Posso fare il punto, posso andare a fare una leggera, sì, qui dove c'è la cucitura nascosta, piano piano, con un po' di pazienza, non lo facciamo adesso, vado a fare tutta questa cucitura intorno, perché questa che noi avevamo fatto utilizzando un quadrato, quindi lo vedete, facciamo così. Potevo prendere le pinzette, non fa niente. Guarda, dietro c'è due, guarda. Va bene. Allora, io praticamente faccio questo lavoro, la nostra struttura deve diventare così. Quindi, vedete, io faccio in questo modo. Quando vado a puntare tutti gli angoli, che adesso sono per terra, ma poi saranno gli angoli superiori, questo rimane tutta una struttura attaccata alla mia scocca esterna. Che bello fare il video da messa giù. La Nadia, ciao Lara. Binding, sei bravissima e meravigliosa. Anche da per terra. Allora, binding 6 centimetri, servono due strisce da 110 ed è semplicemente la stessa cosa che si fa nelle trapunte. Vado a fare, prima fate questo lavoro, perché così almeno l'eccedenza potete anche tagliarla. Poi vado a fare tutto, scusa, lo faccio di qui così lo vedi. Vado a fare tutta questa cucitura qui,
il mio punto di riferimento di fine cucitura è l'imbottitura, quindi è un lavoro un po' lungo, un po' scomodo, ma questo tessuto che probabilmente va oltre l'imbottitura e questo che va oltre l'imbottitura non dovrei neanche considerarlo, ma certamente non vado a tagliarlo perché va a finire che poi dopo me ne manca. Ma piano piano piano, mi alzo, piano 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 con il dito, quando io vado a fare la cucitura vado a toccare, anche perché comunque si tratta di millimetri, quindi io vado a toccare e faccio tutto il mio giro. Non mi serve fare un binding in sbieco, perché un bordo in sbieco, perché comunque io sto facendo un cerchio, ma su una linea retta, quindi praticamente io giro questo, ma è come se fosse una linea retta che poi si congiunge. Una volta che io ho fissato il binding in questo modo, posso anche non tagliare niente, perché tanto comunque tutta l'eccedenza mi va a coprire il mio spessore. Faccio in questo modo e qui do una ribattitura veloce a mano con un punto nascosto, che comunque è un punto nascosto all'interno. E tutto il resto lo dovete fare voi, cioè nel senso che una volta che voi avete fatto la vostra struttura un po' per volta con un po' di cuciture a mano, è vero, sono cuciture un po' scomode perché io non vedo sotto e non vedo sopra, è un lavoro un po' lunghino, però penso che poi la soddisfazione sia bella. Se questi angoli sono venuti così così, gli metto un bottone decorativo, un fiore fatto con le stoffine colorate, un fiocchetto, qualsiasi cosa, sapete che comunque le soluzioni le troviamo per, insomma, nascondere gli eventuali difetti, perché per me è un lavoro ma per voi è una passione e quindi non dovete farvi prendere dalla precisione, dall'ansia di fare le cose perfette. Naturalmente poi l'imbastitura va tolta. Io credo possiamo d'aver finito. Anche cambiare soggetto, possiamo però anche cambiare soggetto. La donna la vuole con tutti gli attrezzini, l'ago, il filo, la rocchetta e la macchina da cucire, ce n'è un'infinità, il punto spilli, ce n'è un'infinità. Io questa cosa qui ho intenzione di farmi poi una borsa, ho intenzione, poi non la farò mai, una borsa per l'estate con il mio pulmino. Così si sono messe a ridere tutte. Grazie per i messaggi privati, per i complimenti, per i mi piace, per tutto quanto. Condividete il video se vi è piaciuto. Dove siamo? Chi siamo e dove siamo? Cuore di Stoffa, Viale Vittorio Veneto 36 a Borgo Sesia. Mi scrivete, mi telefonate, venite a trovarmi. Se siete lontano, prima mi avvisate perché ogni tanto non ci sono. Grazie a tutte, ci rivedremo nel prossimo video quando una o l'altra regista saranno disponibili. Con i lavoretti di Natale, grazie. Ciao. Termina.